l'anniversario dei 50 anni. Sto sbagliando? No. Non ho fatto bene, però proprio su questo ti dico, proliferano sempre lo scoop estivo, è un continuo perdersi anche tra media che vogliono vendere più giornali, tra nuove teorie, nuove pubblicazioni e si va avanti così, ma al giorno d'oggi, tu che sei vicino anche alle indagini, comunque hai conosciuto anche le persone che sono state toccate dalle indagini, a che punto siamo? Lasciando stare l'aspetto vigilante, siamo sempre qui a guardarci, insomma, intorno e stiamo aspettando un nuovo scoop estivo che tiri fuori una nuova pista, o effettivamente da parte della procura c'è la volontà, ma che vada, come dicevo, a livello tecnologico di ricercare quel DNA, cioè o siamo sempre un po' in Io una. posso constatare solo che sono più di 4 anni che si parla di ricerca di DNA, di rifare le analisi balistiche, quindi dal 2014, quando uscì più o meno il documentario di Scopeti, che dicono tutti gli anni le stesse cose, ma siamo nel 2018, non credo che se viene, a meno che non venga fuori un ritrovamento di una pistola casuale, una confessione di qualcuno, credo che ci troveremo, forse non noi personalmente, ma tra altri 50 anni qui a discutere di chi era il mostro di Sì, è Firenze. più facile che vecchino Sì, Zodiac, secondo te? secondo me sì. Ok, vabbè, ringraziamo Paolo che è venuto qui. E mi raccomando, potete anche avere una dedica, se volete prendere il suo libro, speriamo di non rivederci fra 50 anni, anche perché è abbastanza dura Speriamo come di cosa. Rivederci rivederci. prima, infatti, soprattutto di rivederci anche prima. Poi seguite anche il suo lavoro perché, ripeto, non abbiamo confinato la serata su quello che è il mostro di Firenze perché è qualcosa che è anche vicino a noi come immaginario, però il suo giornalismo d'inchiesta su quello che è la cronaca nera italiana spazia da Pasolini, come dicevo, fino al delitto di Via Poma, Meredith, quindi Perugia ritorna sempre anche Solamente tre casi. tre casi, ecco, noi sai che siamo, c'è un campanilismo tra noi Perugia, comunque no, a parte gli scherzi. Quindi se volete prendere il suo libro è qui e niente, grazie di essere stati qui con noi per questa chiacchierata. Grazie a voi. Non ce la faccio più a parlare. 10 alle 9.